Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In primo piano la cronaca: gli agenti del Corpo Forestale hanno sequestrato questa mattina un altro balcone della Newtown della frazione Aquilana di Cese di Preturo, un nuovo capitolo di una vicenda iniziata ormai da più di un anno, costellata di inchieste e altri sequestri di balconi pericolosi e realizzati con materiali scadenti. Vediamo Nuova rimozione di un balcone pericolante e a rischio crollo negli alloggi antisismici del progetto Case dell'Aquila, realizzati dopo il terremoto del 6 aprile per ospitare 15.000 aquilani rimasti senza casa. Questa mattina i tecnici e gli uomini del comando provinciale del corpo forestale dello Stato sono stati nella Newstown di Cese di Preturo, una delle 19 realizzate, per smantellare un'alta terrazza che nello scorso novembre ha avuto un cedimento strutturale. Secondo quanto riscontrato, questo danneggiamento potrebbe portare al crollo. Sul posto gli uomini del comando stazione di Torno in Parte e della squadra di polizia giudiziaria della forestale. Qualche mese fa gli inquilini dell'alloggio, una donna e sua figlia, erano stati trasferiti in un altro appartamento vuoto. Nei mesi scorsi, lo ricordiamo, 800 balconi sono stati sequestrati in 494 appartamenti per ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell'Aquila dopo gli accertamenti della Procura della Repubblica affidati alla Forestale nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria aperta a seguito del primo crollo il 2 settembre del 2014, che ha portato a iscrivere 37 persone nel registro degli indagati, con le accuse di truffa aggravata a danni dello Stato da 18 milioni di euro, frode nelle pubbliche forniture, falso in atto pubblico. E crollo. Le perizie condotte sulle terrazze, i cui esiti sono arrivati dopo molti mesi di attesa, hanno riscontrato difetti di costruzione, che hanno portato il legno, peraltro ritenuto di qualità scadente, a marcire e quindi a crollare. Il Comune dell'Aquila, proprietario degli alloggi, ha lanciato l'allarme per la carenza di personale che sarebbe necessario a controllare la quasi totalità dei balconi, visto che l'indagine ha coinvolto solo il 10% dei manufatti, scoprendo gravi carenze. Il GUP del Tribunale di Pescara, Nicola Colantonio, ha rinviato a giudizio davanti alla Corte d'Assise di Chieti i genitori e il nonno di Francesco Spinelli, il bimbo di tre anni morto il 24 maggio del 2014 dopo essere stato investito da un treno regionale in prossimità della stazione San Marco a Pescara. La madre del piccolo è accusata di abbandono di minori, mentre il padre e il nonno sono accusati di concorso in omicidio con in una braceria aquilana prende fuoco la cappa della cucina, questa è l'ipotesi più credibile, evacuato l'intero palazzo in viale Corrado IV, sede di diverse attività commerciali e uffici. Tanta paura e presumibilmente tanti danni in un ristorante braceria lungo Viale Corrado IV all'Aquila, dove poco prima dell'ora di pranzo si è scatenato un incendio che, stando a quanto appreso, ha interessato la zona della cucina e della sala. Ad andare a fuoco, secondo le prime informazioni, sarebbe andata la cappa del locale cucina, da cui si sarebbero propagate le fiamme che hanno interessato anche altre aree del ristorante, dove erano in corso i preparativi per il servizio dell'ora di pranzo. Nessun ferito intossicato, né tra i dipendenti del ristorante, né tra quelli degli altri uffici ospitati nell'immobile, dove tutti sono stati evacuati per ragioni di sicurezza e per consentire ai vigili del fuoco di effettuare i rilievi. Secondo il proprietario della braceria, i danni potrebbero ammontare a decine di migliaia di euro, ma solo dopo un sopralluogo più approfondito, che consentirà di chiarire esattamente la dinamica dell'incendio, si potrà effettuare una stima precisa. La spessa coltre di fumo, infatti, non consentiva ancora l'ingresso nel locale all'arrivo della nostra truppa. Nell'area circostante, nel frattempo, un capannello di curiosi e le auto che rallentavano per osservare ciò che era accaduto hanno contribuito a mandare in tilt la circolazione in una delle zone più trafficate della città. Da un incendio che si è sviluppato all'interno di un edificio a quello che si è sviluppato all'esterno, in particolare nel Teramano. Possono partire le immagini, giornata di gran lavoro per i vigili del fuoco costretti a intervenire in lungo e in largo sul territorio a causa anche del forte vento, oltre che delle alte temperature decisamente al di sopra delle medie stagionali. I pompieri sono stati al lavoro per un incendio nelle vicinanze dei campetti di San Nicolò. Le fiamme alimentate dal vento hanno creato non pochi problemi e vigili del fuoco. Sul posto è intervenuta anche la polizia. Continua a far discutere l'ordinanza sulle targhe alterne decisa dal Comune di Pescara. Ad opporsi al provvedimento c'è il centrodestra che chiede una seduta di consiglio straordinario. Il servizio. Domani, primo giorno di targhe alterne a Pescara, e già la città è spaccata tra chi è favorevole e chi pensa che la decisione graverà solo su esercenti e cittadini. Il Centrodestra chiede un consiglio comunale straordinario per mettere al voto l'ordinanza promulgata da sindaco e vice sindaco, ricordando che il fenomeno dello smog non è più attribuibile solo ai mezzi di trasporto. Penso che il consiglio comunale straordinario sia eh, una cosa doverosa da fare. Per cercare di sensibilizzare ancora di più il sindaco e il vicesindaco invece che in maniera testarda continuano ad andare avanti e a promuovere questo provvedimento che ha visto la politica contraria in maniera trasversale, centro-destra e centro-sinistra, ha visto le associazioni di categoria mostrarsi contrariamente contrarie, abbiamo visto che l'Istituto Nazionale di Sanità ha detto che il veicolo delle targhe alterne è uno strumento che non ha nessun tipo di, eh, di presa sulla, sulla risoluzione del problema. Peraltro, siamo in un momento di saldi, quindi un momento importante per il commercio cittadino e quindi eh, riteniamo che questa eh, ordinanza vada a vessare e vada a ehm, ostacolare fortemente il periodo dei saldi, quindi il periodo per i commercianti più proficuo. Tra le iniziative suggerite dal centrodestra c'è quella sulla regolamentazione degli edifici privati. Sembra infatti che il 60% delle emissioni nocive provenga proprio dall'utilizzo dei riscaldamenti. Noi sappiamo che i dati più importanti dello smog arrivano non dal, dallo smog proveniente dalle auto, bensì quello derivante dall'inquinamento domestico: circa il 60%. Quindi parliamo delle stufe, del, del riscaldamento troppo elevato, del, dei pallet che vengono usati. Quindi si può fare tanto, ma in ogni caso non si può fare all'ultimo momento quando ormai la situazione è difficile e quindi mettere in atto eh, ordinanze che sono tardive e dannose per la città e per i pescaresi. E restiamo a Pescara con le prossime immagini. Prosegue la protesta degli interinali della municipalizzata attiva che poco prima delle 13 di questa mattina hanno occupato pacificamente per una decina di minuti l'asse attrezzato nella zona del Porto. Si è trattato di un blitz improvviso che ha visto una cinquantina di persone spostarsi dal presidio di Piazza Italia, dove si trovano da sabato mattina con due tende, alla rampa dell'asse dell attrezzato e poi su. Sulla carreggiata. Si sono creati alcuni disagi al traffico prima che i lavoratori decidessero di tornare al presidio. I lavoratori della municipalizzata protestano da settimane, chiedendo un nuovo concorso e la stabilizzazione dopo otto anni di lavoro interinale. Ambientalisti preoccupati dall'iniziativa della Regione per una seconda perimetrazione del parco della costa Teatina si temono lungaggini e ripensamenti rispetto alle decisioni del Ministero dell'Ambiente. Ancora preoccupazione per le sorti delle coste abruzzesi. Dopo l'ultimo stop ad Ombrina, ottenuto con tanta fatica e una lunga battaglia, ora l'attenzione si sposta sul celeberrimo Parco Nazionale della Costa Teatina. Se per ottenere una perimetrazione che mettesse d'accordo tutte le amministrazioni comunali interessate erano serviti anni, oggi spunta una seconda perimetrazione. È un tentativo tardivo da parte della Regione, credo coordinato dal Presidente Alfonso. Io dico credo perché non abbiamo grandi notizie su questa seconda perimetrazione eh, di coinvolgere i sindaci e di, farli, di ottenere una perimetrazione condivisa, però tenendo conto che c'è un parco che esiste da 15 anni sono stati buttati 15 anni io credo che la politica doveva svegliarsi prima se voleva fare qualcosa quando si è arrivati al commissario vuol dire che la politica ha fallito e deve prendere atto del proprio fallimento Lega Ambiente dal canto suo torna sulla questione delle energie rinnovabili e sulla necessità di abbandonare per sempre quelle fossili Diciamo che è una lotta tra due economie. Una uscente che è quella novecentesca e quella d'ingresso che punta sulle rinnovabili e sulla green economy. Ovviamente come in tutte le realtà di questo tipo ci sono delle pressioni e delle lobby che spingono per mantenere alcune rendite di posizione. Certo è che la responsabilità della politica, anche a livello regionale, quindi non solo a livello di governo e anche dei sindaci è quello di occupare posizioni nuove. Ecco perché il Parco della Costa di Latina assume un ruolo centrale nella discussione politica anche di Umbrini perché finché non si riesce a proiettare una nuova visione dello sviluppo di questo territorio, una nuova economia appunto green, automaticamente lasciamo sempre quel posto vuoto e si ritorna a discutere sempre delle stesse realtà. E nel tardo pomeriggio è arrivata una nota del Presidente della Regione D'Alfonso che dice a tutti gli abruzzesi, in particolare ai professionisti dell'allarmismo, ripeto, Ombrina non si farà né ora né mai. Ho ricevuto precise e ulteriori assicurazioni dal Ministero dello Sviluppo, dal Ministro Federica Guidi, dal Sottosegretario Giorgio De Vincenti sul fatto che la vicenda Ombrina è definitivamente chiusa e non vi saranno nuove trivellazioni entro le 12 miglia dal Mare Adriatico. A breve assumeremo ulteriori iniziative per aumentare la grandezza della difesa del mare blu. Se dici Pizzoli, inevitabilmente si pensa al decreto Salvabanche e a Banca Etruria nel popoloso comune dell'Aquilano: oltre mille i risparmiatori che hanno perso tutto e che domani avranno un incontro a Roma. È ancora folta la colonia aquilana che dal post sisma vive e risiede a Pizzoli, comune di oltre 5.000 abitanti, a pochi chilometri dal capoluogo. 16 pizzoli poi non puoi non pensare allo scandalo di Banca Etruria, una sorta di cassaforte per i risparmi di migliaia di pizzolani rimasti con un pugno di mosche dopo il decreto salvabanche. Domani a Roma il Comitato Risparmiatori, il primo ad essersi formato in Italia, terrà un incontro per cercare di ottenere rassicurazioni sui rimborsi che gli obbligazionisti chiedono in toto e senza distinzioni. Domani a Roma con Nicastro ci sarà l'incontro che è stato concesso al Comitato e credo che lì si farà un po' il punto della situazione e si capirà meglio come andrà a finire questa vicenda. A oggi i risparmiatori hanno cercato in tutti i modi di far sentire la loro voce e di portare all'attenzione diciamo, del governo questo tipo di problematica. Non mi pare che il governo stia rispondendo nel modo che i risparmiatori vorrebbero, però loro insistono e non hanno intenzione di mollare. Forse l'incontro con Nicastro potrebbe essere diciamo così, il punto di partenza per una soluzione diversa da quella che è stata proposta perché quella proposta non è accettabile. Il sindaco di Chieti di Primio stila un bilancio del lavoro effettuato nel 2015 caratterizzato da difficoltà economiche, tagli ed emergenze sul territorio. Umberto di Primio incontra la stampa per rendere pubblico il lavoro svolto nell'anno appena concluso. Quattro punti cardine sui quali è ruotata l'amministrazione della città, dalle politiche economiche gravemente danneggiate dai tagli del governo alla volontà di aumentare la trasparenza, vedi il caso sulle case popolari, e poi la riconversione degli edifici pubblici a pubblica utilità e i tanti, tantissimi tagli effettuati per non gravare sulle tasche dei cittadini. Due amministrazioni che si sono accavallate, la mia di primo mandato e questa nuova amministrazione, che hanno dovuto affrontare i problemi importantissimi. Il primo certamente è quello finanziario, nato dal nuovo sistema economico degli enti locali, ma anche dal dover da aver dovuto certificare 28 milioni di euro di disavanzo con il riaccertamento dei residui. La rinegoziazione dei mutui che ci libererà 13 milioni di euro nei prossimi anni per investimenti in città. Abbiamo abbassato il ratio dei mutui, abbiamo abbassato il tasso. Eh, al quale ci vengono eh, prestati soldi, che ci sono stati già prestati soldi. Questo vuol dire avere un po' più di respiro nel bilancio comunale. Eh, abbiamo fatto 14 milioni di lavori pubblici nella nostra città in un 12 mesi, abbiamo eh, fatto 4 milioni di investimenti soltanto nel settore, nel settore sociale. Questi sono i dati più significativi, ma lasciate anche che dica che in soli 6 mesi abbiamo riportato trasparenza totale nel settore politico della casa, che tanto ci aveva fatto penare nei primi 5 anni. Spiega di primio tutti sono stati chiamati a alla parsimonia, vedi l'abbandono delle auto istituzionali e poi la rimodulazione di mutui che hanno liberato milioni di euro pronti ad essere reinvestiti in servizi per la città. Ma il vero nodo resta il governo che grava senza possibilità di appello sulle amministrazioni comunali. I nodi restano certamente quelli di carattere economico-finanziario. Resta il dato ineludibile di comuni, non soltanto il mio, che hanno difficoltà ad andare avanti perché non hanno risorse per poter andare avanti e rimane il fatto di un sistema, quello della legislazione nazionale che continua a incidere sull'autonomia degli enti locali, il che non è più consentibile. Non è possibile che a metterci la faccia debbano essere sempre e soltanto i sindaci e che poi da Roma qualcuno giochi con noi come se stesse giocando a Monopoli. Ed ora ci spostiamo a Teramo dove il primo cittadino Brucchi sta per varare il nuovo assetto della giunta. Non sapremo quanto ha deciso fino a venerdì, ma da questi incontri è maturata una scelta che magari prima non c'era. Assolutamente sì, io sono con, davvero contento e soddisfatto del, di queste consultazioni. Consultazioni eh, mh, soprattutto perché eh, hanno partecipato alle consultazioni non soltanto i rappresentanti delle liste, ma tutti i consiglieri comunali e anche qualche rappresentante al di fuori dei consiglieri. e Ognuno di loro ha come dire, eh, messo in evidenza gli aspetti positivi, negativi, suggerimenti, le proposte anche programmatiche di programma per tutto il 2016 e per il futuro, quindi davvero con consultazioni eh, che ritengo molto utili per quello che saranno poi le scelte che io nei prossimi giorni, quelle conclusive e definitive, dovrò andare a fare. Eh, gli aspetti fondamentali sono mm, fondamentalmente tre, li possiamo racchiudere in tre aspetti. Chiarezza nella formazione delle liste. Eh, questa, questi incontri hanno, sono serviti a capire che in questo momento ci sono sei gruppi che sono in maggioranza c'è una lista eh, Fratelli d'Italia che non è in maggioranza ma che ha espresso la volontà a voler rientrare in maggioranza e il secondo aspetto è eh, un aspetto importante che è il bene comune mettere da parte o in secondo piano quello che è il discorso diciamo, delle, degli assessorati delle deleghe perché non sono questo l'obiettivo di un'amministrazione, un l'obiettivo di risolvere i problemi della città e come terzo aspetto è la stabilità. Tra le consultazioni venerdì scorso si è svolto l'incontro con il gruppo del nuovo centrodestra e soddisfazione è stata espressa dal consigliere Giorgio D'Ignazio evidentemente per qualche conferma già ricevuta. È chiaro che la nostra componente di giunta noi chiediamo che venga riconfermata. Il sindaco ha avuto parole di elogio nei confronti dell'operato dei nostri assessori e questo ci ha fatto fortemente piacere. Quindi, eh, sotto questo punto di vista non ha eh, presentato nessun mh, problema particolare, tutti e tre gli assessori stanno lavorando bene, anche il gruppo consigliare rimasto è affidabile e sicuro, quindi si vedrà. È chiaro che eh, mh, per noi è importante che venga riconfermata e vengono confermati tutti e tre gli assessori, parliamo quindi dell'assessore Cozzi, dell'assessore Tancredi e dell'assessore Misticoni e poi soprattutto di un rilancio dell'azione politica del sindaco. Sicuramente l'amministrazione comunale di Teramo sta facendo meglio delle altre amministrazioni comunali a mio avviso che sono quelle di Chieti, di Pescara e dell'Aquila e soprattutto in maniera particolare guardando il nostro territorio provinciale mi sembra che il sindaco di Giuliano abbia ben altri problemi, assessori che si dimettono, quindi sotto questo punto di vista credo che la nostra tenuta di maggioranza sia più forte. Tutti in calo i sindaci abruzzesi nella graduatoria nazionale del gradimento pubblicata dal Sole 24 ore. Il meglio piazzato è il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, ultimo dei sindaci abruzzesi dei comuni capoluogo, il primo cittadino di Teramo, Maurizio Brucchi. Il sindaco di Pescara Marco Alessandrini è il primo cittadino più amato in regione secondo la Governance Poll 2015 che registra il gradimento degli amministratori stilata dall'Istituto Demoscopico IPR Marketing per il Sole 24 ore. Il primo cittadino Pescarese si piazza nella classifica generale dei sindaci di città capoluogo al diciassettesimo posto. Alessandrini tuttavia che ha totalizzato un 59% di gradimento ha perso il 7,34% del consenso. Ottenuto lo scorso anno. Il sindaco di Chieti Umberto Di Primio è risultato al 56 posto con un indice di gradimento del 53%, perdendo l'8,36 rispetto al risultato della prima elezione nel 2010 e due punti percentuali rispetto al risultato della rielezione per il secondo mandato nel 2014. La classifica prosegue con il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, che si attesta al 63 posto con un gradimento del 51,5% ed un calo del 7,5%. Rispetto al 2012. Ultimo sindaco in quanto a consensi è il primo cittadino di termo Maurizio Brucchi, che si posiziona al 95 posto in coda alla classifica italiana con un 46% di gradimento in calo del 5,5% rispetto al 2014. Il risultato dei quattro sindaci è in controtendenza con il dato nazionale che vede i primi cittadini italiani nel complesso guadagnare oltre un punto di consenso per gli amministratori dei quattro capoluoghi. Gradimento in invece in calo significativo. L'associazione ambientale della provincia di Teramo, denominata Gadit, negli ultimi mesi è stata oggetto di diversi esposti relativi al modus operandi dei volontari e dell'attrezzatura utilizzata. Oggi è arrivato il chiarimento da parte del presidente Gaetano Ercole. Una richiesta di chiarimenti alla Questura, alla Polizia Stradale e alla Prefettura di Teramo è stata inoltrata lo scorso mese di luglio dal Coordinamento Regionale della Polizia Locale, WIL Funzione Pubblica, sull'uso dei mezzi in dotazione alla Gadit e delle divise. La WILL ha chiesto l'inserimento della dicitura a volontari per non essere forviante nei confronti dell'opinione pubblica. Questa mattina, dopo le innumerevoli polemiche intorno all'operato dell'Associazione Ambientale, pronta la replica con tanto di chiarimenti del Presidente Gaetano Ercole. È stato portato al vaglio della prefettura e dagli organi di polizia e quindi anche dalla Questura e non, mi, mi, mi sorge strano che questo signore, il coordinatore della, della, della UIL, non abbia questa documentazione perché noi abbiamo avuto le autorizzazioni e dalla prefettura e quindi anche con, riconosciute con il ministero, dal Ministero dell'Ambiente per quanto riguarda le nostre divise il Ministero della Difesa, scusatemi, e in più eh, diciamo che eh, il nostro, il nostro, la nostra perplessità sorge appunto perché abbiamo avuto quindi parere favorevole all'esposto che lui ha presentato, quindi la nostra eh, regolarità e la piena regolarità è stata messa nero su bianco quindi dall'autorità competente. Spieghiamo bene come funziona la vostra associazione. Ma noi siamo dei volontari, quindi è un'associazione senza scopo di lucro che si mettono a disposizione quindi per l'ambiente e per il cittadino. C'è una differenza però tra, le guardi, cioè tra i, diciamo, i volontari e i ambientali e i decreti di, di guardia giurata eh, provinciale, regionale, zoofila, cioè, mi spiego meglio, i volontari, le guardie ambientali volontarie non possono elevare sanzioni, cosa diversa che succede con le guardie nominate dalla Prefettura e la prefettura dominata dalla provincia e nominata anche dalla regione. E apriamo ora la pagina sportiva e parliamo di Serie B e di Pescara. Iniziata la settimana tipo che porterà all'impegno di campionato in vista del match di sabato contro il Livorno. Si torna a, gio a giocare dopo una uh, lunga uh, pausa, una lunga uh, sosta nella seduta uh, odierna al poggio degli ulivi, lavoro personalizzato per l'attaccante uh, Marco Sansovini, lavoro differenziato per il uh, difensore esterno Francesco. Zampano regolarmente al lavoro anche Alessandro Crescenzi che è stato tra i biancazzurri più continui nel girone d'andata e che abbiamo avvicinato. Sentiamo le sue parole. Adesso abbiamo, abbiamo riniziato a correre pure tanto. e niente, Ci stiamo preparando per la partita di Livorno e, e speriamo di di fare una buona prestazione, e di portare tre punti a casa che per noi sono fondamentali. Prima ci stiamo preparando, ci stiamo preparando al meglio, stiamo spingendo questi giorni e, per poi passare alla settimana tipo la prossima settimana. E, per quanto riguarda il Livorno vogliamo, tra virgolette, una rivincita perché all'andata sappiamo tutti come finì, e, loro non stanno passando un buon periodo. E, Dobbiamo, dobbiamo, invece, noi dobbiamo continuare su questa strada. Quindi, i tre punti per noi sono fondamentali. La squadra sta crescendo su tutti i punti di vista, secondo me. E... Anche a livello psicologico eh, sta cambiando mentalità, siamo una squadra più forte mentalmente. E questo anche grazie al rientro di di Ugo, però siamo convinti delle nostre qualità e vogliamo continuare a stupire e continuare a crescere. E loro vengono da un periodo di crisi quindi vorranno uscire da, da questo periodo. E noi però non vogliamo uscire dal nostro. E... E niente, daremo, daremo battaglia a Livorno e loro dovranno stare molto attenti. Ed ora parliamo di Lega Pro e lo facciamo con le richieste shock avanzate dalla procura federale nell'ambito del processo Dirti Soccer che ha preso il via quest'oggi presso l'Hotel NH Vittorio Veneto di Roma, davanti al Tribunale Federale Nazionale sono sfilati i vari soggetti coinvolti e le varie società coinvolte al termine di una lunga giornata il procuratore aggiunto Gioacchino eh, Tornatore ha formulato le sue richieste pesantissime sia nei confronti delle società sia nei confronti dei tesserati è coinvolta l'Aquila Calcio e anche per l'Aquila ehm, è arrivata una richiesta pesantissima 32 punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva questa è la richiesta della Procura Federale nei confronti del club aquilano 32 punti di penalizzazione con 205 milioni mila euro di ammenta. Lo ripetiamo eh, per responsabilità oggettiva che è riferibile all'ex dirigente, all'ex responsabile dell'area tecnica, Ercole di Nicola, per il quale sono stati chiesti 6 anni e 3 mesi eh, più ehm, 185 mila euro di eh, ammenda per illecito aggravato. Eccolo qua, Ercole di Nicola. Ripetiamo, eh, nei suoi confronti la richiesta della Procura federale è di 6 anni e 3 mesi di inibizione più 185 mila euro di eh, ammenda. Eh, non solo l'Aquila, tante altre. Le richieste, vi diciamo quelle relative al girone B di Lega Pro, per responsabilità oggettiva, chiesti 12 punti di penalizzazione al Sant'Arcangelo più 135 mila euro di ammenda, 3 punti di penalizzazione. Per il Savona eh, con 30.000 euro di ammenda e poi tre punti di penalizzazione per il tutto cuoio. Non è tutto perché per responsabilità presunta sono stati chiesti. Eh, punti di penalizzazione uno ciascuno per la precisione sia per il Prato sia per la Maceratese quest'ultima è una squadra che sta lottando per il eh, vertice dunque meno uno eh, per il Prato meno uno per la Maceratese queste le richieste e aggiungiamo che sempre per responsabilità presunta è stato chiesto un punto di penalizzazione anche per una squadra di serie B ovvero il eh, Livorno richieste davvero eh, pesantissime nei prossimi giorni eh, L'udienza andrà avanti fino a che non arriverà il verdetto eh, definitivo, almeno in primo grado, eh, che sarà emesso dal Tribunale Federale Nazionale. Lo ricordiamo, queste sono le richieste avanzate dalla Procura Federale, eh, richieste che saranno vagliate dal Tribunale Federale Nazionale che poi emetterà il verdetto di primo grado che... Potrà essere appellato dalle parti davanti alla Corte federale d'appello. Detto questo, parliamo ora di Teramo che ha già vissuto le sue peripezie sul fronte dell'inchiesta sportiva nei mesi estivi. Teramo che ora si concentra sia sul calciomercato con la società che è ancora a caccia di un attaccante che possa risolvere il problema del gol. La squadra oggi ha ripreso gli allenamenti in vista della gara di campionato di sabato ancora in casa al Bonolis contro l'Ancona e sarà la prima di ritorno Teramo che invece col Pontedera di gol non ne ha presi non ne ha fatti ma non ne ha neanche presi anche per merito del portiere Alessandro Tonti che ascoltiamo Tonti alla fine è una rimessa in gioco proprio allo scadere quasi volessi spingere la squadra verso quel gol che però non è arrivato non è arrivato ci abbiamo provato in tutti i modi secondo il mio punto di vista abbiamo fatto Un'ottima prestazione, però purtroppo quando la palla non entra non entra. Ha avuto un'occasione molto importante Scipioni alla fine, però le partite sono fatte di episodi, se non la butti dentro purtroppo, purtroppo non si vincono le partite, però l'impegno c'è stato, la prestazione c'è stata, abbiamo corso 95 minuti, ce l'abbiamo messa tutta e quello è l'importante. La parata più difficile quella è quella del primo tempo su Buonaventura con l'anaria ripresa su Scappini. Prima, sul primo tempo su, bu su Buonaventura che non l'ho vista una partita mi è, mi è apparsa l'ultimo la palla però ripeto abbiamo fatto un'ottima prestazione tutti e dobbiamo partire purtroppo da quello eh, Si gira il girone di comincia il girone di ritorno è chiaro che dal termo ci si aspetta qualche punto in più ci si aspetta qualche punto in più sono, sono convinto anche io però ripeto non è facile Adesso siamo ripartiti, penso, al migliore dei modi, facendo un'ottima prestazione, ripeto, però non basta solo l'ottima prestazione, vorrei dire che dobbiamo metterci ancora qualcosa in più. Invece in Serie D, ieri una domenica di magra per le squadre abruzzesi, le uniche che sono andate a punti sono Chieti e San Nicolo che hanno fatto 0-0 nel confronto diretto dell'Angelini. Archiviata la ricca Befana, Chieti e San Nicolò scendono all'Angelini per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie D, compagini ritoccate nei vari reparti, pronte per confermare la vitalità benagurante di inizio anno, che si evidenzia nel primo innesto offensivo dei teatini, che imbarazzano la difesa teramana che si rifugia in calcio d'angolo. La risposta propositiva dei biancoazzurri arriva in velocità e giusto tempismo con De Santis che caparbiamente penetra nel tre quarti e traversa, ma la posizione degli offensivi ospiti è viziata da fuorigioco, tant'è che la rete di Merlonghi è annullata dall'assistente signor Di Tommaso. Il Chieti non lascia la partita agli avversari e cerca di verticalizzare e al 24 ⁇ sorprende l'attenta difesa teramana che fa muro con l'estremo calore che nell'intervento si infortuna. Le risorse dei Teatini al 39 ⁇ mettono in luce l'individualità di Vitale che sferra un preciso bolide neutralizzato con i pugni dall'eccellente portiere Bianco Azzurro. Ma dopo la bella nota positiva arriva l'atto negativo che cambia volto alla gara. L'assistente Filannino richiama l'attenzione del direttore di gara, riferendo di una gomitata di Dos Santos al centrale difensivo Terrenzio. Cartellino rosso, dubbi interpretativi sul provvedimento disciplinare e vibranti proteste degli spettatori che rincarano la dose quando la terna arbitrale sancisce la fine del primo tempo. La contesa riapre con il Chieti rabbioso e deciso a non soccombere. Ronci ridisegna il quadro offensivo con la posizione di Varone molto più avanzata. Al quinto, lo stesso centrocampista dialoga in corsa con Fiore e gira verso la porta avversaria con intuito ma con poco. Poca incisività. Si ripete il Teatino al quattordicesimo, ma senza grossi sussulti per i Teramani, che hanno gioco agevole nell'amministrare il possesso palla e razionalizzare gli spazi di manovra. Gli allenatori inseriscono forze nuove in campo. Il Chieti al quattordicesimo sostituisce Mariani con Pietrantonio e Molenda con Comini. Il San Nicolò al diciottesimo De Santis con Chiacchiarelli benché sorretta dalla volontà i neroverdi non subiscono passivamente la qualità del gioco della squadra di Epifani che al 34esimo con Bucchi spreca una ghiotta occasione che poco dopo si presenta al Chieti con Fiori che elude la marcatura del diretto avversario ma la conclusione è ribattuta da Brighi su cui si reclama un presunto intervento di Mani Piano ancora protesta sul signor Votta che concede solo l'angolo e non sortisce alcuna opportunità per infilare la porta di calore. Cinque minuti per patrimonializzare l'impegno profuso dai teatini, ma il San Nicolò è convinto, non si scompone. E tra decisioni arbitrali discutibili, il derby si conclude con un pareggio non cercato, ma sancito da quello che la gara ha offerto, con i 20 gradi in campo e con gli atleti che in tenuta estiva guadagnano la meritata doccia. Invece al dei Marsi prestazione indomita dell'Avezzano che però alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca contro la capolista San Benedettese che si è imposta per 2-1. Grazie alle reti di Sabatino e Titone la capolista San Benedettese spugna con il risultato di 2-1 il De Marsi di Avezzano rispondendo così alla secca vittoria del Matelica e mantenendo il primato con 6 punti di vantaggio sui Cugini. Per i ragazzi di mister Palladini quella del De Marsi non è stata certo una passeggiata di fronte ai marsicani che incassano il secondo K.O. di fila dopo la battuta d'arresto di Teramo con il San Nicolò. Si comincia dinanzi ad una cornice di pubblico importante con oltre 1000 spettatori di cui la metà giunti dalle Marche. Campo di gioco in PES condizioni è molto allentato l'avvio è dei biancoverdi al terzo infatti con son deve intervenire in scivolata per intercettare una conclusione di bisegna postato sul secondo palo all'undicesimo avezzano pericoloso con puglia che da ottima posizione chiama alla parata il portiere pegorin prima dell'intervento di di Genova che era però terminato in fuorigioco la risposta ospite è affidata al tredicesimo a sorrentino che dopo un servizio perfetto di barone controlla la sfera e tira su davino che respinge la gara è davvero godibile giocata su ritmi forsennati al tredicesimo si rivede infatti la formazione di casa con un tiro centrale di Puglia parato a terra da Pegorin. I padroni di casa dimostrano di non avere nessun timore riverenziale nei confronti della capolista che però al ventiduesimo con Titone va ancora vicinissima al vantaggio con un tiro a fil di palo. Passa un solo minuto e Bisegna chiama Pegorin al salvataggio in angolo con una conclusione velenosa che non inganna l'estremo ospite ma l'occasione più ghiotta capita al ventiseiesimo a Titone che a due passi da Davino alza incredibilmente sopra la traversa. La gara si mantiene comunque equilibrata con il finale di tempo che vede al 35esimo un tiro al lato del capitano Avezzanese Tabacco da posizione angolata nell'area marchigiana, l'ultima emozione arriva invece al 44esimo quando Titone smarca Sorrentino che scarica addosso centralmente su Davino affrettando la sua conclusione nella ripresa al quinto c'è un tiro di Titone dal limite con Felli che in scivolata devia in corner, gli ospiti chiedono il rigore per un sospetto tocco con la mano che probabilmente non c'è gli ospiti ci riprovano poi anche al 12esimo con Sorrentino che di piacere Dopo un'ottima azione di Titone riesce a mettere il pallone alle spalle del portiere Davino per il gol del vantaggio. La reazione dei padroni di casa tarda ad arrivare così al 22esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. E Sabatino a colpire male di testa, permettendo alla difesa vezzanese di respingere la scossa. La dà il neoentrato di Curzio, che al trentaduesimo in area chiama Pegorin alla respinta con i piedi. Ma la capolista in agguato sul capovolgimento di fronte trova il raddoppio con Titone, che non lascia scampo a Davino. L'Avezzano non ci sta e al 41esimo il neoentrato Moro di Testa riaprire la gara e a regalare brio al finale, che vede al 47 il miracolo di Pegorin sulla punizione di Bisegna e poco dopo l'incredibile errore di tabacco di Testa a due passi dal portiere marchigiano. Giornata decisamente negativa anche per il Giulianova, battuto 4-0 a 0 a Matelica, protagonista l'ex Esposito, autore di una tripletta. Vittorio Esposito Stratosferico, una tripletta, almeno altre tre occasioni per andare in gol, assista a volontà. Il grande ex di turno piega il giovane Giulianova, costretto alla resa al cospetto di un grande giocatore. Il Matelica continua la sua rincorsa alla San Benedettese. 4-0 il risultato finale. Ci sta perché i marchigiani hanno sofferto poco, hanno amministrato bene le giocate. Il Giulianova le sue due o tre occasioni le ha anche avute, ma sotto porta ha sbagliato incredibilmente. Certo non era contro il Matelica che i giallorossi potessero sperare di fare punti salvezza, ma un dato è emerso rispetto alla gara di metà settimana contro il Fano, seppur perdendo l'11 Giuliese aveva offerto una prova molto più convincente. Tra gli ospiti non c'è il portiere Proietti, seppur tesserato in settimana, ma non disponibile perché deve finire di scontare due giornate di squalifica rimediate nel campionato di Serie B Svizzero. Sarà a disposizione dopo la sosta. Sin dalle prime battute si capisce che il possesso palla sarà dei padroni di casa che chiamano in causa Ursini a più riprese. L'estremo giallo rosso chiude bene lo specchio della porta e ci mette più di una pezza quando Esposito si presenta tu per tu. Nonostante il gran volume di gioco il Matelica non riesce a sfondare il muro abruzzese, anzi la truppa Giuliese ha l'occasione di sbloccare al 41. Marzucco si ritrova il pallone a due passi dalla porta ma spara clamorosamente alto. Ad un minuto dal riposo i locali sbloccano una gara che rischiava di complicarsi. La firma è di Pesaresi che manda la sfera all'angolino basso dove Ursini non può arrivare. Con il vantaggio acquisito, tutto sommato meritato, la formazione di Clementi torna negli spogliatoi rinfrancata. Nella ripresa la musica non cambia molto. Il Giulianova dà solo l'impressione di avere un certo possesso palla. Ma intorno al quarto d'ora, su punizione, Esposito fa passare la palla sotto la barriera, sorprendendo Ursini per il 2-0. I giallorossi la partita la potrebbero anche riaprire, ma Pellecchia timbra il palo e a Di Stefano non riesce il tapin. Così arriva il 3-0 di esposito al 24. Il talentuoso attaccante calerà il poker per i suoi al 33esimo, chiudendo di fatto i conti, senza neppure esultare, più di tanto, quasi per rispetto della sua ex squadra nonostante i tifosi Giuliesi lo avessero beccato per quasi tutta la partita. Il finale di gara è solo pura accademia. Alla fine applausi per tutti, anche per il Giulianova che è alla ricerca di. Sul mercato di un attaccante per risolvere i problemi in fase offensiva. Il Matelica resta in scia. Sand. bene. Era questo l'ultimo servizio del TG6 che tornerà domani con la prima edizione delle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.